cosa ne pensi di quello che abbiamo visto, insomma? Allora, continuo a ripetere che quello che avete fatto visto, che avete fatto vedere è scandaloso e segna un crimine evidente, quindi è una bella denuncia, mentre quello dell'incappucciato era più pittoresco, questo è più serio e drammatico. Però, come tu dici, perché non 1.000? Io dico, perché non 3.000? Perché non 10.000? Perché non, come in Germania, perché non 12.000? Ti posso dare, l'altro giorno ho preso il treno per andare a Milano e ho trovato persone abbastanza sveglie, fra cui un orefice che si chiama Grande, che ha aperto una gioielleria a Roma che non funziona più. Dice che un suo amico ha aperto oltre confine, vicino alla Svizzera, e vanno gli italiani a comprare con in contante quello che non comprano più da lui. Quindi esiste un mercato che è interdetto, perché chi compra in Italia è controllato come se fosse un criminale. Questo, ha detto anche Marattin, è nella logica per cui tu, proibendo il contante, presumi che esso sia una espressione di criminalità. Ed è questo che dico. Io non uso contante, però non mi scandalizzo. Questo orefice, il signor Grande, tu puoi intervistarlo, ti racconterà come ci sia questa realtà, come i casini. Cioè, tu oggi per prendere una ragazza vai per strada, poi vai a Villach in Austria, è il casino aperto. Cioè, dobbiamo sempre essere ipocriti noi? Non dobbiamo più avere rapporti sessuali perché bisogna averli solo in modo clandestino? Ma perché è tutto così? Perché siamo così ipocriti? Forse la religione cattolica, forse tu sei un'espressione di un cattolicesimo radicale, per cui 1.000 va bene e 3.000 no, ma perché non 10.000? Però, perché il criminale comincia con 10.000 euro contante? Perché? Non capisco. Allora, il mercato degli antiquari non funziona più, quello di tutto il mercato, il piccolo mercato non c'è più, perché si ha paura di lasciare traccia di quello che si compra. E allora si va a comprarlo in Svizzera. No, però, scusami, passi Vittorio, il confine, però l'80% degli acquisti, non so, questo me l'ha detto, non era mica un coglione qualunque, signor Grande, orefice a Roma e a Frosinone. Ho molto rispetto per il signor Grande. Della sua vita. Però è molto